Finalmente autunno, c'è questo tramonto, questi colori bellissimi, autunno e God Save the Wine 3, in mezzo alle farfalle, ma non solo, addirittura leoni, addirittura galli, ecco direi che la galli, gallo, ecco direi e ovviamente la farfalla, il simbolo di stasera che riusciamo, che ha scelto lei, il vino. Ha scelto questo vino. È un'intenditrice. E già farfalla. Questo dovrebbe essere. Appunto questo Terricci, no? Uno pensa a Terricci. In realtà il nome Terricci deriva da uno stemma particolare. Studiamo. No, ho visto l'etichetta, dai. No, Terricci è un nome di fantasia. E in realtà vorrebbe dire antiche terre dei Ricci, perché comunque la famiglia dei Ricci era nella zona dell'Impruneta. E apparteneva a diversi poteri, uno di questi è la lanciola e quindi insomma da lì l'idea, noi abbiamo trovato questo stemma, ci è piaciuto con questi riccini, è diventato un po' il simbolo dell'azienda, ecco. E quindi insomma l'azienda voi vi fate le cose difficili perché fate Chianti, quindi Colli Chianti, poi fate Chianti Classico, vi avventurate Chianti Colli Fiorentini, se non c'era il leone, Chianti Classico, Pinot Nero e Terricci, che è Sangiovese 80%, Cabernet Sauvignon e un po' di Cabernet Franc. Classico barrique, 18 mesi di barrique, quasi tutte nuove. Però io dei Terricci ho sempre sentito questo profumo molto particolare, molto morale, molto sottobosco. E non effetti, è un vino facilone. Perché uno si aspetta... Classico Super Tuscan invece ecco, non è così un po' immediato. Impegnativo neanche nella degustazione. Infatti, volutamente o ti piace oppure. Ecco, è stato. Non vuole piacere a tutti, giusto? Cioè, no, ora non esageriamo. È più possibile, però... diciamo. Però sì, comunque è così. E quindi diciamo anche questo discorso dei ricci che tengono qualcuno alla distanza. Esattamente. No? Alla fine non è proprio così fatto attento, un po' ispe e cosa. Comunque ecco, sicuramente Terricci è un vino particolare, effettivamente non da tutti, ma che dà quella sensazione in più di legame con questi luoghi, queste colline vicino Firenze e l'Impruneta, e sono un po' la porta del Chianti Classico, che effettivamente vale la pena visitare per rendersi conto quali sono queste atmosfere. Tra l'altro l'autunno, il colore adesso nei boschi sarà bellissimo, e quindi vi aspetti all'Anciò. Vi aspetto, sì, quando volete.